Ben ritrovati amici, parleremo questa volta di un evento molto particolare, Biciclette in Festa 2017. Si tratta di una 3 giorni nello specifico. Noi seguiremo questo evento, ora ve lo racconteremo, ve lo presenteremo perché si tratta davvero di una manifestazione particolare, speciale che poi, lasciatemelo dire con un pizzico anche di orgoglio, mette in vetrina quelle che sono tutte le bellezze del nostro territorio, la passione di associazioni che si spendono per il nostro territorio. Quindi è giusto dare il massimo risalto. Andiamo a presentare i nostri ospiti di questa sera. Siamo qui con alla mia destra Ezio Madeo, promotore dell'evento e rappresentante di Clementina Bike. Grazie, buonasera Buonasera, grazie per grazie. aver accolto il nostro invito. Poi siamo con l'imprenditore Gian Piero Geraci, partner e Esatto. location Lolearia Geraci. Siamo con la docente Giovanna Rugna dell'Istituto Agrario, grazie per la sua Buonasera. partecipazione, e con il presidente del Vespa Club, Giorgio Terenzi. Grazie Buonasera. anche a te per la tua presenza. Allora, partiamo subito, andiamo a presentare quello che è questo evento, Biciclette in Festa 2017. Allora, con Ezio Madeo parleremo un po' di questa 3 giorni, un programma anche un po' impegnativo, che però non ti spaventa affatto. Ci siamo incontrati nel corso di questi giorni, ho visto il tuo entusiasmo, è tempo libero, passione, aggregazione sociale, bei termini, ma andiamo praticamente a raccontare di che cosa si tratta. Nello specifico, Biciclette in Festa vuole dare, diciamo, una sorta di boccata d'ossigeno al territorio, anche perché l'idea di utilizzare la bicicletta come strumento di aggregazione sociale è un'idea non proprio nostra, ma è un'idea che ormai negli anni in tanti territori si è sviluppata e si è pure visto che grazie all'utilizzo della bicicletta e soprattutto all'attività con la bicicletta i territori sono rinati. La bicicletta è un po' dove arriva, ha cambiato tante cose nel territorio, sia dal punto di vista turistico, ma anche e soprattutto dal punto di vista dell'ambiente, perché comunque andare in bicicletta vuol dire stare all'aperto e quindi stare a contatto con la natura, riappropriarsi un po' di alcuni spazi dal punto di vista naturalistico è molto importante. Poi il nostro territorio si presta molto bene perché non è solo un territorio di natura pianeggiante dove la bicicletta la possono utilizzare tutti, però è un territorio dove si può anche pensare di fare altre attività legate alla bicicletta di tipo sportivo, agonistico, molto interessanti e al tempo stesso dare uno sfogo importante a un turismo diverso da quello marino, perché non è, la bicicletta forse d'estate si utilizza per la passeggiata sul lungomare, però in altri momenti dell'anno poter valorizzare il territorio e sfruttare quelle che sono le potenzialità nel nostro territorio, che sono tante, le conosciamo benissimo, non allunghiamo niente perché andremo a dire del vecchio, potrebbe allungare, dare una boccata di ossigeno al territorio da questo punto di vista, destagionalizzare proprio diciamo, quelle che possono essere attività di tipo turistico nel territorio. Tu sei anche, diciamo, oltre che un escursionista della bicicletta, anche una guida, quindi ti sei reso molte volte protagonista anche di questi eventi. Ma secondo te, una mia idea, molte volte sono stati più i turisti a godersi delle bellezze del nostro territorio che i propri residenti. Penso proprio di sì, cioè noi forse non la immaginiamo ancora come un momento per riappropriarsi dei luoghi, quindi il turista in qualche modo la vive in questo modo e quindi ha la possibilità di visitarlo con un occhio diverso. Poi comunque chi fa turismo, chi cerca alcuni momenti, vorrebbe riscoprire nei luoghi alcune particolarità. È un po' come dire andare a piedi, andare in bicicletta, è la possibilità di avere uno stretto contatto con sia il territorio, ma soprattutto con quelli che vivono il territorio, quindi i cittadini, no? I vari, diciamo, imprenditori, un po' tutto. Volevo a questo punto, se dai il microfono a Gian Piero Geraci, come dicevamo, partner e location Lolearia Esatto. Geraci di questo evento Biciclette in Festa 2017. Ci racconti un po' come vi state organizzando e anche con quale spirito avete abbracciato quest'iniziativa? Diciamo che l'input l'ha dato il caro Ezio tempo fa e noi l'abbiamo accolto comunque nel miglior modo possibile perché noi come azienda, diciamo, olearia, agroalimentare, abbracciamo sempre comunque queste tipologie di iniziative perché noi facciamo un esempio, durante la campagna olearia organizziamo comunque questi eventi,
con i ragazzi delle scuole e facciamo vedere proprio le fasi di lavorazione dell'olio, quindi dalle olive come si arriva all'olio, nonché anche diciamo, la fase di degustazione degli oli, che comunque penso che sia la parte fondamentale e più importante, perché purtroppo pochi sanno o conoscono effettivamente le vere qualità dell'olio e quindi portando comunque nel nostro frantoio i ragazzi, i bambini, vi facciamo assaggiare e vedere, proprio toccare con la loro bocca, perché in fin dei conti si assaggia con la bocca e si odora con il naso, le varie caratteristiche, quindi riconoscere i migliori oli. L'occasione di Clementina Bike naturalmente non riguarda la campagna oleale, perché comunque siamo in primavera, però riguarda un altro aspetto molto importante, che è quello della fioritura delle olive, perché è una fase fenologica in questo periodo dove l'olivo in sé per sé, come del resto tutte le piante, raggiungono la maggiore diciamo, bellezza, il massimo splendore. Infatti ci saranno questi 2 giorni, sono 3, ma in realtà i giorni diciamo, dedicati alla passeggiata, tra virgolette, oltre al discorso della bicicletta, ci saranno delle passeggiate organizzate all'interno della nostra azienda, dove i ragazzi dell'Istituto Agrario di Rossano agevolano poi il percorso, quindi faranno vedere ai visitatori, quindi chi vuole venire, perché l'azienda è aperta a tutti, e quindi gli faremo vedere e toccare con mano la fioritura delle olive, quindi da come nasce in realtà proprio l'olivo e poi automaticamente si trasforma in olio. Se diamo il microfono allora alla docente Giovanna Rugna dell'Istituto Agrario. Allora, sicuramente è importante coinvolgere i ragazzi, perché si sta nei banchi di scuola a studiare, poi si sta anche a fare queste passeggiate che sono, secondo me, dal punto di vista didattico anche molto importanti. Ci vuole presentare la partecipazione, ecco, della scuola a questa bella iniziativa? La ringrazio per avermi dato l'opportunità di parlare anche a nome del mio istituto. Infatti io rappresento adesso l'Istituto Tecnico Agrario di Rossano, che ha aderito con entusiasmo alle iniziative di Bicicletta in Festa. Come ha aderito? Con un progetto di alternanza scuola-lavoro. Infatti noi crediamo sia nel turismo rurale che nella multifunzionalità delle aziende agricole. Il settore per noi come scuola, il settore agricolo e quello turistico possono collaborare per lo sviluppo del territorio. Il nostro istituto ha voluto fornire ai ragazzi la possibilità di ampliare le loro esperienze scolastiche, di verificare sul campo attività quali l'agriturismo legata ad iniziative di cicloturismo ed escursionismo, e per questo ringraziamo le aree Gerace che ci ha dato come location, che dicevamo prima, che sono anche insieme all'amico Enzo i promotori dell'iniziativa. I ragazzi, dico tutti, anche diversamente abili, saranno coinvolti tra le varie attività nella scoperta di luoghi meno conosciuti, fuori dai circuiti più frequentati, sviluppando una maggiore consapevolezza per l'ambiente che li circonda. Questo è il nostro intento. Allora, credo che sicuramente sia un'iniziativa che sta riscuotendo un grande interesse ed è importante, perché poi coinvolgere le scuole, lei sicuramente lo vede tutti i giorni, è molto importante anche per i ragazzi, per gli imprenditori del futuro. Possono anche vedere, parliamo anche proprio dal punto, non dico prettamente economico, però possono anche intravedere un miraggio che forse noi non abbiamo visto, sia che con la bellezza del territorio si può anche fare imprenditoria. Diciamo che la scuola, da questo punto di vista, ecco, questa esperienza è un'opportunità in più, perché oltre ai programmi scolastici tradizionali legati al ciclo di studio, è un'opportunità in più che hanno i ragazzi per poter proprio cogliere questi aspetti che lei ha voluto sottolineare. Allora, con il presidente del Vespa Club, Giorgio Terenzio, questi 3 giorni c'è bisogno anche di chi diciamo, controlla un po' diciamo, tutto il traffico. Ora, sì. Battute a parte, sempre molto vicino a tutte queste belle attività, con quanto entusiasmo il Vespa Club ha raccolto quest'idea di Bicicletta in Festa? Beh, c'è da dire che noi già l'anno scorso comunque avevamo già partecipato
a questo tipo di evento, e devo dire che i risultati sono stati veramente fantastici, perché si può dire che siamo ritornati bambini. Okay. E quindi da questo abbiamo deciso comunque di perseguire la cosa e di dare il nostro supporto, per quanto sia poi possibile, insomma, anche quest'anno, perché effettivamente nel sociale è un'idea, direi, molto valida. Io volevo anche chiederti un'altra cosa. Corigliano, molte volte spesso finiamo sulle prime pagine dei giornali oppure nei maggiori network per delle notizie magari non positive. Ma quanto è affascinante questo territorio, perché anche magari in bicicletta, in Vespa, si riescono a cogliere anche degli aspetti che magari nella frenesia quotidiana non riusciamo a cogliere. Sì, e infatti noi quest'anno come non mai stiamo rivisitando tutti alcuni posti che avevamo un attimino perso di vista, anche perché quest'anno facciamo 10 anni di Vespa Club pure, e quindi abbiamo avuto modo di girare un pochettino di più, e direi che Corigliano non ha nulla da invidiare a tanti altri posti, insomma, in merito a questo discorso qui. Anche dal punto di vista climatico, insomma. Soprattutto, certo. Siamo messi bene. Allora, intanto complimenti per questi 10 anni, speriamo che possa avere sempre più successo. Grazie, grazie. Il Vespa Club, che è mia passione, il mondo delle due ruote, proprio il presidente lo sa, così come lo sa il nostro amico Ezio Matteo. Allora, in conclusione, noi abbiamo fatto un piccolo, parlavamo di assaggi, abbiamo fatto una piccola degustazione dell'evento. Certo. Ti piace questo tempo? Allora, si abbraccia bene e bacia proprio tutto. Azzeccato. Allora, Biciclette in Festa 2017. Uno che guarda il programma, io all'inizio quasi mi spaventavo, perché insomma 29-30 aprile, 1° maggio, tanti eventi, tanti appuntamenti. Ora vogliamo, se ci riesci in un paio di minuti che sono rimasti, fare un piccolo excursus di quello che sarà questa 3 giorni. Allora, il primo giorno, il 29, sarà un momento, diciamo, dedicato all'evento, e più che altro si parlerà del territorio e di alcune attività che interessano anche il territorio. Avremo, io voglio dire anche prima una piccola premessa, oltre all'associazione, alla scuola, all'Oleare Gerà, ci sono tanti altri partner, tante altre associazioni che hanno abbracciato questo evento. Forse è un dato molto importante questo, perché ci fa capire che comunque nel territorio c'è ancora tanto interesse, quindi è importante questo aspetto qua. Per quanto riguarda i 3 giorni, può sembrare tanto, però tecnicamente sono 2 giorni dedicati alla bicicletta e un pomeriggio dove faremo una sorta di forum aperto, quindi dove si parlerà del territorio, di potenzialità nel territorio, e soprattutto si parlerà di alcuni progetti che riguarderanno anche il nostro territorio, grazie a altri partner e collaboratori. Abbiamo questa associazione di Cosenza, FIAB Ciclabile, Cosenza Ciclabile, chiedo scusa, sì, che è associata alla FIAB, la Federazione Nazionale Amici della Bicicletta, dove cureranno e illustreranno un progetto di tipo europeo, Eurovelo 7, che comunque a distanza di qualche anno, ma pure speriamo prima, toccherà il nostro territorio. Questo progetto cosa prevede? Prevede una sorta di autostrada della bicicletta europea che da Copenaghen collegherà Malta. Nel nostro territorio passerà da Sibari, Corigliano, Rossano fino ad arrivare in Sicilia. Quindi ci illustreranno questo aspetto per le potenzialità future che il nostro territorio potrebbe avere. Nello specifico, nei 2 giorni faremo diverse attività. Un'attività di tipo escursionistica, quindi una vera e propria, chiamiamolo escursione, non è una gara, dove abbiamo invitato un po' tutti gli appassionati, perché nel nostro territorio per fortuna questa, tra virgolette, moda, però non è una moda perché fa bene andare in bicicletta, aiuta da tanti punti di vista. Sono tanti gli appassionati che sabato e domenica, quando hanno un ritaglio di tempo, prendono la bicicletta e escono. Quindi sarà una sorta di ritrovo un po' per tutti gli appassionati della bicicletta e dell'escursione in mountain bike. Mentre l'altro giorno, ma anche il 30,
Nell'Oleare a Geraci abbiamo allestito dei parchetti, dei bike park vero e proprio, dove i bambini potranno fare delle attività in bicicletta, quindi si seguiranno anche dei mini corsi, ci saranno degli istruttori di scuola guida che insegneranno un po' la segnaletica stradale con la bicicletta ai ragazzi. In più un altro parchetto più piccolo proprio per i bambini piccolini, dove si insegnerà a questi bambini un po' il discorso dell'equilibrio. Ci saranno delle biciclette speciali, i famosi strider, che sono delle biciclette senza pedali. Quindi ci sono tutta una serie di situazioni che nell'evento ci farà stare una giornata insieme, dove dalla passeggiata tra l'uliveto al giretto con i bambini, proprio per restare all'aperto, riscoprire un po' alcune caratteristiche del nostro territorio. Allora io volevo parlare anche di due che non sono gli eventi sicuramente principe, però che mettono in vetrina il nostro territorio, ossia le escursioni in mountain bike col percorso ad anello, centro storico, uliveti, giardini, eccetera, eccetera. Insomma, questa è una cosa molto interessante e piacevole. Poi ci sarà anche il lunedì del 1° maggio, insieme avete organizzato anche la passeggiata centro storico con la Proloquo i Mulini, e quindi ed è un evento già molto consolidato. Questo è una tradizione storica del nostro territorio. Il 1° maggio è proprio una tradizione antica, quella di andare a passare l'acqua, in termini tecnici, il passaggio dell'acqua. Quindi è ovvio che non solo questo, perché comunque la sinergia è stata anche quella di, nel centro storico, di fare anche altre cose. Ad esempio abbiamo coinvolto il castello, l'associazione che gestisce il castello ha abbracciato anche l'idea, e nei giardini del castello sarà allestita una piccola prima mostra di biciclette antiche, quindi per una cornice ancora più bella, quindi per gli ospiti che anche per tutti coloro che non andranno in bicicletta o vorranno semplicemente farsi una passeggiata, sarà un pretesto per visitare e scoprire il nostro borgo, che davvero ha tante potenzialità e tantissime cose belle. Stesso discorso vale un po' per le altre associazioni, perché oltre alla Proloco c'è anche l'associazione Fiumara, che è nata da poco. Loro hanno lavorato tanto anche sulla realizzazione di alcuni sentieri nella Fiumara, quindi seguiranno insieme alla Proloco anche tutta questa gente che farà questa passeggiata del passaggio dell'acqua, un po' particolare. Si ritorna alle tradizioni. Allora, naturalmente sono 3 giorni molto intensi, molto interessanti, tutti da seguire. Nel primo giorno, come dicevamo, si parlerà un po' di più di quelle che sono gli aspetti burocratici e non solo del nostro territorio, perché verrà coinvolto in interessanti iniziative, come abbiamo visto. Poi il 30 e il 1° maggio ci sarà anche sano divertimento, e quindi assolutamente da seguire questa 3 giorni. Io volevo ringraziare per la vostra partecipazione. Allora, Ezio Amadeo, il promotore dell'evento. Grazie, grazie. Vi aspettiamo a tutti, ovviamente, sei invitato. Va bene. Gianpiero Geraci, il partner dell'Oleare Geraci, la docente Giovanna Rugna e il presidente del Vespa Club Giorgio Tenenzi. Grazie. Grazie a tutti quanti voi, amici telespettatori. Seguiremo questo evento, quindi non mancheranno scene particolari, anche questo passare l'acqua. Speriamo in una temperatura clemente. Allora, battute a parte, arrivederci a tutti quanti voi, grazie per la cortese attenzione e appuntamento con Biciclette in Festa.